fanciulli, sono le 3:30 di notte, non abbiamo assolutamente sonno e c'è un'alba pazzesca. Tutte le vette si stanno iniziando a colorare. Spettacolare. Sì, ma sono le 3:30, incredibile. Fanciulli, solo per voi la giornata delle 4 andava fatta. Ho un freddo non vero, sono stanco morto, un po' di sonno, adesso mi è salito un po' l'abbiocco, però andava fatta. Siamo in un posto veramente incredibile, Isla di Varoi. Sensazionale, buonanotte fanciulli. Buongiorno fanciulli, finalmente oggi splende il sole sull'isola di Varoi. Io sono venuto qua in spiaggia a farmi mezz'oretta di meditazione, è stato fighissimo, super rilassante. Bello, bello, bello. Ora mangiamo un boccone e poi andiamo a vedere i puffin dall'altra parte. Abbiamo Bigots lì, andiamo a vedere i puffin esattamente lì dietro, dall'altra parte. Facciamo il giro qua e andiamo tutto dietro. Io ieri sera sono andato oltre queste montagne sulla cresta, mentre invece oggi facciamo il giro e stiamo più bassi per cercare di vedere i puffing lungo la costa. Speriamo di riuscire a vederli. Guardate che posto, che pace, che serenità. Bellissimo. Poi, vabbè, dopo diversi giorni di pioggia, appena esce il sole, ovviamente la gente ne approfitta. C'è una famiglia che ha portato i bambini a giocare in spiaggia, bellissimo. Però non c'è nessuno praticamente. Dovrebbe essere una duna, sale e scendi mille volte.
Ragazzi, today is the day. Dopo una settimana che siamo fermi qua per nostra scelta, finalmente andiamo a scoprire quest'isola. Purtroppo in questi giorni qua c'è stato un tempo pessimo, non che adesso sia tanto meglio, però comunque oggi è stata una giornata incredibile perché non c'è stata mezza nuvola e infatti ci siamo goduti il sole, il bel tempo, il caldo. Adesso vogliamo andare alla scoperta dei puffin. Sono esattamente le 8 di sera. Abbiamo deciso di partire a quest'ora perché voi ci prenderete per matti ormai. Praticamente ieri notte alle 3 più o meno c'è stata una luce incredibile dell'alba e quindi ovviamente ne abbiamo approfittato per goderci quella luce. Adesso, dato che ormai siamo diventati dei local di quest'isola, vi faccio vedere un po' di geografia. Eccola qua, l'isola del T-Rex. Dunque, noi ormai l'abbiamo visitata tutta, quindi ormai siamo veramente dei pro nel spiegarvi bene tutto. Siamo arrivati da qua, questo è il porto principale che è dove arrivano le navi dalle Lofoten, e poi tutto abbiamo circumnavigato, veramente tutto. Contate che per fare tutto il giro ci vogliono più o meno 12 minuti, 15 minuti a dire proprio tanto, quindi è veramente super facile da visitare tutta. E praticamente allora abbiamo visitato tutta la parte nord, dove appunto si vedono le varie isole Lofoten e anche l'isola di Mosken, e poi questa penisola qua che è un po' la testa del T-Rex che andiamo a scoprire oggi, dove appunto qui c'è la Pansenden che è l'isola dei puffin, e qua questo promontorio qua dove ci sono tutti i vari nidi di aquile. Noi oltretutto il primo giorno che siamo arrivati abbiamo avuto il benvenuto di un'aquila appollaiata su uno scoglio, bellissima, quindi è stato un grande grande benvenuto. Ma la cosa più incredibile che veramente ci ha lasciato meravigliati come nostro solito è il fatto che abbiamo visto un'orca. Un'orca dal van. Stavamo tranquillamente lavorando in van, era più o meno tarda mattinata. A un certo punto alziamo gli occhi, anzi Ste subito alza gli occhi e dice: ma ho visto una pinna. E dico: ma figurati, se hai visto una pinna sarà uno scoglio e tutto quanto. Mi fa: no no, ho visto una pinna. Allora ci siamo proprio appollaiati davanti al parabrezza del van, e a un certo punto in tutta la sua maestosità è proprio uscita tutta dall'acqua quest'orca meravigliosa. Io non avevo mai visto un'orca, neanche Ste. È stato incredibile. Ovviamente Ste si è mangiato le mani di non avere in quel momento la macchina fotografica in mano, perché è stata veramente una frazione di pochissimi secondi, ma è stata forse l'emozione più bella e più grande di tutto il viaggio, perché vedere un'orca dal van è stato veramente incredibile. Non so se sia un buon segno il fatto che sia stata così tanto vicino a noi, cioè vicino alla costa. Magari stava cercando cibo o pesci, non lo so. Comunque, adesso andiamo a fare questo trekking, questo mini trekking. Ste ne ha già intravisto qualcuno l'altro giorno e adesso non vedo l'ora di vederli anch'io, anche perché uno dei miei obiettivi principali di questo viaggio è proprio vedere i puffin. Quest'isola ci ha veramente rapito. Oltretutto abbiamo constatato e letto che in quest'isola è racchiusa un po' tutta la tradizione più antica e più reale di tutte le Lofoten, sia perché appunto è un villaggio di pescatori ancora non, come dire, tra virgolette occidentalizzati, e quindi vedi tutte queste montagne gigantesche a picco sul mare, i pescatori, un sacco di uccelli, ma veramente un sacco di uccelli, ed è proprio bella, forse subito dopo la Sardegna, perché la Sardegna ormai è nel nostro cuore, rimarrà per sempre, è la seconda isola più bella in assoluto dove siamo stati. Eravamo appena partiti quando il buon Stefanino si è reso conto che forse era una buona cosa prendere i guanti, perché sta iniziando a fare davvero freddo. Ho preso i guanti perché secondo me dopo hai freddo le mani, tu, ti conosco. Che bello che è Bigoz con le Lofoten e Mosken dietro. Guardate che meraviglia, bellissimo. Mosken è quell'isola che ieri no, stamattina, vabbè, alle 3 vedevamo che era tutta illuminata. Sì.
Questa è la camminata che facciamo adesso. Noi siamo qua, facciamo tutto questo, poi arriviamo qua, vediamo come siamo messi con il tempo e soprattutto con le previsioni del tempo, e andiamo a Masta da vedere i puffin e i cani. Guardate qua che bello, è qua il Era cucciolino. pim pim. Puffin dogs. Era di di. Che belli. Se non ce la facciamo ad andare di oggi, comunque io voglio andare Sì, domani. sì, sì. Domani in realtà danno pioggia, però aspettiamo Perfetto. ancora. No, una cosa che vi volevo dire che è veramente da chapeau è il fatto che qua in tutte le Ah, è spiagge c'è vero. questa cosa che è veramente da dire bravi, dovrebbero farlo tutti quanti in tutte le spiagge di tutto il mondo. E cioè c'è questa cassetta con tutti i sacchetti di plastica gratuiti, che non è da niente, con tutte le varie informazioni su quanto ci mettono Ogni ogni materiale. materiale a disintegrarsi, cioè a disintegrarsi, sì, a disintegrarsi nell'ambiente. Però cioè, questa cosa è veramente forte. Cioè, pensate quanti milioni di persone vanno a spiaggia tutti gli anni, per quanti anni, e se ognuno di noi prendesse un sacchettino e pulisse almeno proprio il suo circondario, cioè solo il minimo. Sarebbe un grande passo E avanti. qua mettendo i sacchetti ti incentivano comunque a farlo, infatti noi l'abbiamo già fatto 2 volte. Cioè, ma lo capite che in un'isola che è grossa così c'è carico, scarico, camper gratuito, l'acqua gratuita, tutti i servizi per mantenere l'ambiente pulito gratuito e lì a disposizione, le raccolte differenziate ogni 100 metri in un'isola che è grossa così. Abbiamo da imparare. Ma adesso abbiamo da camminare. Andiamo. Andiamo. Qua in Norvegia che fai 2 passi, abbiamo fatto praticamente 100 metri, ti giri e hai questa vista, cioè è incredibile, davvero incredibile. Adesso noi proseguiamo verso Mastad. E invece di qua si andava all'Ormskaret, dritto per Ormskaret. Dritto dritto. per dritto, scavalli lì, paffa, e sei subito in cresta dove ero io ieri sera. Figo. Che figata è dietro, amore. Vado. Spettacolo. No, non siamo tanto lontani. Bisogna proseguire lungo la costa e arrivare fin laggiù. Poi da lì possiamo scegliere se salire un pezzo e andare a Mastad o se fermarci lì. Io ieri sera ero esattamente su quella cresta lì sopra e avevo la vista là sotto. Bello, molto figo. Speriamo che esca il sole. Eh sì. Abbiamo appena incontrato un ragazzo della Repubblica Ceca che ha dormito da qualche parte e ha No, fatto il trekking. ha detto che ha dormito a Mastad stanotte e Voilà. adesso va a dormire davanti a Bigoz spiaggia. Avanti Big Cosa spiaggia, quindi lo becchiamo dopo Infatti al ritorno. ci ha detto, forse troverete una ragazza norvegese lungo il percorso, se la trovate ditele che la sto aspettando a spiaggia perché se non torna devo ritornare a cercarla, perché era Bene, senza acqua e senza equipaggiamento. perfetto, Strano per molto una bene, norvegese partire infatti. così sprovveduta. E comunque ci ha detto che ha appena visto un'aquila e ci ha detto il punto dove l'ha vista, ora la Strategico. cerchiamo. Sì, però ha fatto straridere perché io gli ho detto: Hai visto i puffin? Gli ho detto: Cosa sono i Cosa sono i puffin? puffin? Gli ho Perfetto, detto: sei sull'isola dei Cosa? puffin e non sai cosa sono i puffin, a posto siamo. Pace, pace, serenità. Solo uccellini, bellissimi. Innevate con il sole che vi fa più. Sì, stupende. Sei una gazzellina, eh? Ehi, su quella roccia sembra granito della Valle della Luna. Questa qua? Sì. Sì. Magari è granito. Non della Valle della Luna, però. Fanciulli, No. un'ora e mezza di camminata e siamo arrivati. Nel collo del T-Rex. Esatto. Siamo proprio all'inizio del promontorio finale dove c'è la testa del T-Rex. Puffin, ne abbiamo intravisto uno, però era molto lontano e volava velocissimo. Tipo, ci posso sopra la testa, sembrava fosse un drone in velocità sport. Tempo di riuscire a capire era già laggiù. Però
E comunque adesso vi faccio vedere la testa del T-Rex, esattamente questa. Qui ci sono tutti i nidi delle aquile e teoricamente dei puffin. Esatto. Però per arrivarci non è così semplice, perché non puoi tirare dritto e andare su di riva, devi fare tutto il giro. Sì, ti bisogna salire, entrare dentro e fare tutto il giro da dietro. Sì. Bella lunga. Mica scemi, si sono posti del tuo posto bello. Sì. Meraviglia. Ah, vedo un'altra spiaggia. Fanciulli, noi siamo arrivati da lì, adesso proseguiamo e andiamo là dove c'è Veronichita e facciamo il giro dentro. Lassù non li vedrete, ma è pieno zeppo di puffin che volano. Voglio provare a fare una foto con 7200, anche se, come vi ho detto ieri, mi sto mangiando le mani di non avere un 400. Ce ne sono tantissimi, questo vicino, questo vicino, amore. Adesso prendo il 7200. Sì, ora ci appostiamo, amore. Sei contenta, amore? Hai visto i puffin? Sono bellissimi. Guarda quanti! Guarda, che roba! Guarda! Cioè, abbiamo incontrato prima una norvegese e ci ha detto, ce ne sono, ma non guarda come gli altri anni. Guarda, che vicino! È pieno, pieno zeppo. Wow! Ok, è il momento di prendere i 200 mm, amore. Dobbiamo trovare un punto tattico. Sì. Andiamo sì, più avanti. Vai. Guardate che figata, fanciulli. Là ci sono delle case. Pensate a abitare laggiù. Che roba. È là che allevano i puffin dog. Pensa come crescono bene. Ma dai. Comunque sono stracontenta che li ho visti così. E ci credo, tantissimi. Però adesso, furbi, vogliamo andare dall'altra parte per due motivi. Uno, perché di là sta sorgendo il sole. E due, perché abbiamo visto che i puffin vanno in picchiata dall'altra parte delle montagne. Sì. Quindi noi gli facciamo l'imbucata da dietro e andiamo a vedere di là. Sì. Anche perché subito abbiamo pensato, saliamo dritti per dritti, ma da qua è impossibile. Di là no, magari, di qua è verticale. Ma di qua non ce la facciamo, però magari di là sì. Speriamo. Guarda che bella qua. No, incredibile, guarda che acqua. La grotta quella laggiù in fondo è stupenda. Sì. Che posto, pazzesco. Cioè, ora capite perché non vogliamo più andarcene da quest'isola. Mm-mm. Boh. Ma poi che pace che c'è anche qui. Amore. Pipì. Lì. Qua bisogna essere, altro che sniper. Qua proprio... L'ho preso, però come ti ho detto la luce è un po'... di hippie in più. Guardatelo! Che bello! Solo che devo alzare un pochettino gli ISO, devo andare a 3200. È per quello che secondo me è meglio se andiamo esattamente là. Guarda dove sta... Guarda ce ne sono lassù, è una roba incredibile. Ma è pazzesco. Ma secondo me quelli là che abbiamo incontrato luce. Te l'ho detto, secondo me quelli là che abbiamo incontrato non ci stavano dentro. Non hanno guardato su, non hanno alzato la testa. Noi vabbè siamo infognati che vogliamo guardare i puffin, cioè vogliamo trovare i puffin a tutti i costi. E quindi ci andiamo proprio a cercarceli. Però alzi la testa e li vedi subito. Madonna. Poi ne vedi un botto. Vedi veramente tanti. Ah, guarda che bello l'osservatorio che si sta illuminando. Sì. Ok, bisogna andare di là, amore. Ma che posto, incredibile. Io sono basita. Basita. Sembra tipo di essere alle Hawaii. Vero? Sembra di essere al Porco Gio. Che bello. Boh. Guardate che roba. È tutto rosa. Ciao! Solino! Ma come sei bello! Io sono allibito, senza parole, fanciulli, senza parole. Stiamo vedendo uno dei tramonti forse più belli della nostra vita.
Abbiamo visto i puffin, siamo insieme, su un'isola, solo noi. Veramente assurdo, assurdo. Che luce c'è? Ma che luce c'è? 11 di sera. Assurdo. Le piccole, grandi cose della vita. Meraviglia, meraviglia assoluta. Bellissimo, 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 bellissimo. Che meraviglia. Che meraviglia. Che luce. Guardate Stefanino, piccolo, confronta questo gigante. Che bello. Iu! Grande! Quello lì Stefanino, incredulo. Vabbè, vittorina Lotto stasera. Incredibile. Adesso alziamo il dronino. Vuoi trovare i puffin? Che roba. Ma dietro di te cos'è? Ah, perché il resto è brutto. Bellissimo, però dobbiamo muoverci perché il sole sta tramontando. Vola, 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 Stefanino. Mamma mia, che roba, che roba, che roba, che roba. Mezzanotte, ho dormito penso 10 ore in 6 giorni. No, non entra, perché non entra? Ah, ok. Allora, facciamo un po' di... Stacci dentro. Come faccio a starci dentro? Guarda che roba. Ho capito, ma tu stacci dentro perché va bene tutto, ma il drone deve ancora fare altri voli.